adesso nemmeno mi ricordo, probabilmente durante la partita gli animi sono un po' accesi, però finisce lì, dopo 2 minuti finiscono tutti. Io non è che diciamo, sono uno così tanto tranquillo, però no, poi finisce lì, ci sta il richiamo, però sempre in maniera positiva, sempre per il bene della squadra. Probabilmente il mister ha visto che avevo sbagliato un movimento e anche lui magari lo capisco, perché dalla panchina non è sempre facile stare tranquilli, però ci sta, non è la prima volta che mi succede, perciò sono tranquillo sotto questo aspetto. Già con lui mi è successo più di una volta, perciò il problema non c'è. Sì, perché ho accusato probabilmente forse una contrattura, un flessore, però visto che cioè, riuscivo ad andare avanti per quello che potevo fare, però alla fine l'importante è che ho finito la partita e magari non ho peggiorato la situazione. Sì, lo sappiamo, non sono favorevoli, però sicuramente noi dobbiamo guardare a noi stessi, cercare di, sappiamo che dobbiamo cercare di vincere le ultime 2 partite e poi purtroppo adesso dipendiamo anche dai risultati degli altri. Però noi andiamo avanti per la nostra strada, non guardiamo gli altri risultati, guardiamo intanto a fare noi 3 punti e poi alla fine vediamo se riusciamo a coronare il nostro sogno. E infatti battere, intanto battiamolo, poi vediamo, questi discorsi li facciamo successivamente, intanto battiamolo e poi vediamo quello che succede. Che questo è È un avversario forte, l'ha dimostrato anche qua in casa nostra, col Trapani, ci sono tanti ragazzi giovani di prospettiva, bravi, hanno un gioco organizzato, giocano veramente bene, però alla fine il Trapani dimostrerà il proprio valore come ha sempre fatto e come ha cercato di fare in questo campionato. No, ma già ci è successo altre volte, non credo che per noi, forse magari quando giochiamo in casa a Trapani, perché c'è, adesso comincia ad alzarsi la temperatura, probabilmente sarebbe un vantaggio, però è lo stesso per noi alla fine. Cambia poco, aumenta l'attesa del ritiro, solo quello. Bella domanda, nel senso che di energie ne abbiamo sprecate abbastanza perché sono passate già 40 partite, il campionato di Serie B è veramente molto stressante, però poi quando vai in campo ti viene quella voglia che se uno ce l'ha dentro fin da bambino non ci pensi minimamente se hai giocato 30 o 40 partite, perciò trovi quegli stimoli per cercare di raggiungere un obiettivo, perché alla fine noi ci alleniamo tutta la settimana per la vittoria finale, cioè per la partita e per raggiungere i 3 punti. Perciò credo che questo è quando uno ha lo stimolo e la voglia di giocare e di continuare, nonostante l'età, quello ti viene sempre. Poi quando non sentirai più questo, significa che è arrivato il momento di attaccare gli scarpini al muro. Perciò, come il mal di pancia prima delle partite ancora ce l'ho, perciò non mi mancano gli stimoli, quello sicuramente. No, ho avuto questa contrattura al flessore, probabilmente perché mi porto dietro questo problema al ginocchio da tanto tempo e magari ho caricato un po' troppo la gamba d'appoggio e probabilmente il flessore ne ha risentito il sinistro, però diciamo non mi preoccupo perché si stringono i denti e si va avanti, nel senso cerchiamo di arrivare meglio possibile. Probabilmente gli ultimi difetti che noi abbiamo un pochettino manifestato sono quelli delle ripartenze, prendere delle ripartenze quando noi siamo in possesso palla e diciamo abbiamo subito dei gol quando prima questo non succedeva. Però nelle ultime partite ho visto che anche quando battevamo degli angoli, delle cosse, stavamo molto più attenti e avevamo un pochettino sistemato le cose. Col Crotone sappiamo che avendo questi 3 attaccanti molto veloci e molto rapidi, con dei centrocampisti che si inseriscono sempre, dobbiamo fare attenzione soprattutto nelle ripartenze loro. Questo è quello che probabilmente mi preoccupa un pochino di più come squadra, visto che noi siamo portati sempre per essere molto propositivi, stare molto attenti, avere pazienza, perché loro hanno un gioco molto fluido, sono molto bravi a verticalizzare, perciò dobbiamo stare molto attenti sotto questo aspetto. Perché è proprio il modulo di gioco che hanno loro, che è il 4-3-3 che ti porta a giocare, scaricare e partire sempre. Sì, hanno, non mi ricordo, Bernardeschi, questa gente qua. E poi c'ha dei giovani veramente bravi, di qualità, però diciamo che
troveranno un Trapani organizzato, un Trapani che soprattutto fuori casa ha dimostrato sempre di saper tenere il campo in maniera perfetta, perciò cerchiamo di andare là, sappiamo che noi, il nostro unico risultato è quello di cercare di centrare i 3 punti e poi vediamo alla fine chi è stato più bravo. L'ho detto già prima, ho detto che il campionato di Serie B è un campionato molto, molto faticoso, molto stressante sia a livello fisico che a livello mentale. E se andiamo a guardare tutte le squadre, voglio levare il Palermo, però tutte le altre, dal Latina, dall'Empoli in giù, hanno avuto tutti un periodo di calo, un periodo di risultati negativi. Noi diciamo che avevamo avuto da novembre a fine marzo tutta una serie positiva di risultati che ci ha portato a essere quasi secondi in classifica. Perciò probabilmente abbiamo avuto un calo mentale più che fisico, direi, perché ricordo benissimo sin dalla partita del Bari, i primi 25 minuti avevamo giocato in maniera perfetta e poi abbiamo avuto un blackout e da quella partita probabilmente abbiamo subito tutta una serie di calo mentale, soprattutto di calo mentale, perché alla fine le prestazioni, tranne quella con Novara, non ne abbiamo sbagliate. Abbiamo sbagliato quella con Novara, che secondo me non abbiamo giocato da Trapani, e poi tutte le altre partite ce le siamo sempre giocate a livello di gioco. Poi se il risultato non è arrivato, tipo col Palermo o magari col Bari stesso che abbiamo perso, però credo che il Trapani in quelle partite lì magari poteva fare qualche punto in più, soprattutto se magari anche noi a livello di personalità riuscivamo a capire che ogni tanto, anche se non si vince, il pareggino va pure bene, però la squadra è così, il Trapani è questo, nel senso vinci pareggi 2-2 ad Avellino, rischi di fare il 3-2, magari la palla dopo prendi il 3-2, però poi riesci a fare il 3-3, perciò si sa, ci sono pregi e difetti, probabilmente noi dobbiamo crescere sotto questo aspetto. Cioè, nel senso, penso che non ci sia problemi. Io ho già un altro anno automatico che avevo concordato all'inizio con la società, poi che per me può avere valore solo se ci vogliamo sposare entrambi. Nel senso, se loro sono contenti che io rimanga qua, io sono felicissimo di continuare col Trapani Diciamo che Calcio. è una sorta di Sì, opzione. poi ne parleremo a fine campionato, ma a me l'ultima cosa che penso è questa in questo momento, perciò penso a finire queste 2 partite sperando che tutto si coroni in maniera positiva, che riusciamo a giocare questi playoff, soprattutto perché credo che tutti noi ragazzi, ma la gente, tutto l'ambiente si merita un regalo del genere, anche se voglio dire che se non riusciamo a conquistare i playoff, io credo che il Trapani quest'anno abbia dimostrato veramente di poterci stare alla grande in questa categoria e di aver fatto anche un ottimo calcio. Credo sia importantissima la panchina in ogni campionato, specialmente in quello di Serie B dove ci sono 42 partite e quindi bisogna sempre stare sul pezzo e cercare di farsi trovare pronti. Noi credo che comunque chiunque è stato chiamato in causa ha dato il suo contributo positivo alla causa, diciamo. E quindi penso che niente, cerchiamo sempre di farci trovare pronti e di fare bene. No, Anche noi se non è un modulo, sì. diciamo, applicabile normalmente, no? Certo, vabbè, mancavano pochi minuti, noi sapevamo di dover vincere la partita, quindi abbiamo provate tutte, anche magari con Christian Terlizzi che è andato in avanti e cercavamo lui per colpire di testa, per qualche spizzata, per qualche situazione che magari durante la partita normale non provi, però comunque in quelle occasioni con pochi minuti a disposizione le tenti tutti e abbiamo ci è andata bene. Abbiamo cercato Christian e abbiamo fatto gol. Ma vediamo Christian in avanti, quindi sfruttavamo le sue caratteristiche, il colpo di testa, quindi niente, cercavamo questa palla su Christian che è stato bravo a spizzarla per Matteo, abbiamo fatto gol. Ma questa era una soluzione delle tante, diciamo, perché comunque abbiamo cercato anche la profondità per Matteo, oppure tiro da fuori, abbiamo cercato. Chiaramente non è una cosa che avete fatto estemporaneamente sul campo, era stata preparata in allenamento, una situazione del genere. Sì, vabbè, viene anche, sì, si prova in allenamento, però poi nella situazione si cerca di sfruttare le caratteristiche del compagno, diciamo. C'era Cristian davanti e cercavamo questa palla alta.
No, sono contentissimo di aver dato il contributo che volevo dare, anche se comunque si può fare sempre meglio, quindi cerco di farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa. Questa volta è andata bene, spero di continuare e fare ancora meglio, ma dobbiamo pensare una partita alla volta, cioè adesso c'è il Crotone e pensiamo al 100% al Crotone, anche perché se non vinciamo a Crotone poi il Brescia diventa... cioè non conta, quindi pensiamo al Crotone e a vincere la partita. Poi penseremo al Brescia una volta battuto il Crotone. Certo, secondo me il buon calcio paga in tutte le categorie. Noi abbiamo dimostrato già all'andata di poter battere il Crotone, come dicevi te, una squadra che gioca molto bene e che fa della rapidità, della velocità l'arma migliore, però abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari e batterla come abbiamo fatto all'andata, quindi con questa convinzione andremo in campo per vincere e ce la metteremo tutta. Ma noi secondo me dobbiamo vivere come abbiamo vissuto la partita con la Ternana e come le altre, non caricandola troppo, però con la consapevolezza che è una partita fondamentale, perché se noi giochiamo con la giusta tranquillità e la giusta voglia, possiamo fare veramente bene. Positiva, anche se comunque ogni giocatore vorrebbe giocare di più, però abbiamo fatto una stagione splendida tutti quanti, quindi far parte di questo gruppo e aver raggiunto questi risultati sportivi della squadra mi inorgoglisce e mi fa comunque pensare che ho fatto una stagione positiva. No, io sono in scadenza, quindi sì. Quindi non lo so, adesso pensiamo a queste due partite, poi si vedrà quello che la società vuole. Io, cioè, non ho mai nascosto. Ma no, adesso sono queste due partite, sinceramente pensiamo a queste due partite, sono due partite fondamentali a cui dobbiamo pensare solo a questo, poi si vedrà.